La chiesa di Santa Maria in Porto è a rischio per la sicurezza dei fedeli. Nella mattina di mercoledì 17 aprile, i vigili del fuoco si sono recati nell'area esterna della basilica per la valutazione delle operazioni di rimozione di uno dei pinnacoli, lavori che avverranno entro il pomeriggio. Altri problemi si trovano all'interno di Santa Maria in Porto: crepe e infiltrazioni. Già dai giorni scorsi si parla dei problemi strutturali legati alla chiesa di Santa Maria in Porto e attualmente ci sono i vigili del fuoco perché comunque ci sono dei problemi di sicurezza. Sì. Per i fedeli soprattutto. Esatto. Finalmente siamo riusciti oggi a stiamo preparando il lavoro per togliere i pezzi pericolanti, quindi due pinacoli della facciata della chiesa che per questo motivo che erano un po' dondolanti, allora dovevamo togliere questi pezzi per poter aprire le porte della chiesa, perché queste transenne, tutto il piazzale quasi tutto transennato, allora ci impediva ad entrare in chiesa. E anche perché ci stiamo avvicinando alle feste pasquali e anche soprattutto alla festa della Madonna greca, quindi patrona della nostra città. Allora per questo che ecco, lavori abbiamo cominciato, speriamo che si possano ecco, finire. Si parlava anche di interventi come una raccolta fondi per finanziare il tutto? Esatto, perché togliere due pinacoli va bene che togliamo anche il pericolo imminente per la gente, però questo non è una soluzione del problema e vogliamo ecco, salvare la nostra chiesa, perché non soltanto ci sono i pericoli e diciamo queste difficoltà che riguardano la facciata della chiesa, ma ci sono diverse difficoltà della chiesa in generale, della nostra basilica, anche dentro, proprio con tantissime crepe, con tendone dentro sopra il presbiterio, e quindi in continuazione che vediamo i calcinacci caduti per terra in chiesa. Allora abbiamo lanciato questa proposta, questa iniziativa di formare un comitato per raccogliere i fondi per ristrutturare la nostra chiesa, perché aspettiamo da diversi anni proprio le risposte, aspettiamo i finanziamenti da parte dello Stato, del Ministero dei Beni Culturali, ma senza esito, quindi da diversi, almeno io sono da 20 anni qui a Santa Maria in Porto, quindi non ho visto proprio alcuna risposta. Allora ci rivolgiamo ai ravennati, ci rivolgiamo al popolo, devoti alla Madonna greca, a tutti coloro ecco, che conoscono la nostra chiesa, di poter aiutarci e insieme salvare Santa Maria in Porto, perché non venga chiusa, per ecco, intervenire prima possibile.